Ragazze, inizia lo shopping pre-natalizio. Voi vedrete questa clip durante i Vlogmas, ma io lo sto registrando molto prima. E quest'anno ho deciso di prendere da Tiger due calendari dell'avvento, uno per Lillo ovviamente e uno per Stefano. E la particolarità di questi calendari è che sono vuoti e vanno riempiti. Siccome quello che gli avevo fatto io a Stefanino, diciamo, si sta un po' rompendo, ho trovato questa una soluzione ideale. Quindi è tutto vuoto, si riempie da qua sotto, quindi ci sono le caselline, e poi ve lo aprite come vi pare, vedete qua. Sono dovuta passare da Odistore, ragazzi, Odistore tanta roba, ma veramente prezzi veramente vergognosi. Avevo preso un pugnetto di cioccolatini 9 euro, infatti alla fine ne ho posati un po', venivano 50 euro al chilo, ragazzi, è una vergogna. Però c'era qualcuno che era un po' particolare, diciamo, quindi li ho lasciati, qualcun altro l'ho tolto, e poi ho preso questi per 6 euro. Io in realtà ero andata su questi perché a Lillo piacciono un po' di più, però anche è anche vero che Lillo il dolce fa un po' schifo, se non mi ha detto, quindi vi metterò anche questi qua. Poi ero lì e non ho potuto fare a meno di comprare i mochi alla frutta. Mi avete detto di provare questi alla frutta dopo aver provato quelli al tè verde, che erano buonissimi, ragazzi, erano strepitosi, e mi avete detto di metterli in frigorifero, se non ricordo male, o in freezer, adesso non ricordo, però li voglio assolutamente provare. Poi c'era un mercatino all'interno del centro commerciale di Gran Roma. E ho preso una cosa molto carina, più di una cosa in realtà. E per essere un mercatino di questi, diciamo così, volanti, che si approfittano anche un po' dei prezzi, sinceramente non era neanche tanto caro. Ho preso questi portachiavi, questo l'ho preso per Dani, infatti spero che non guardi il video, con questa frase: gli amici sono come le stelle, a volte non li vedi, ma sai che sono sempre presenti, perché io e Dani non riusciamo più a vederci tanto spesso. Ed è molto molto carino, fatto bene. E ne ho preso anche un altro per la mia amica Laura, con scritto tipo sei un'amica speciale, per un'amica speciale, non ricordo perché ce n'era un milione. Però siccome stavamo insieme, a lei gliel'ho dato subito, anche perché non, cioè, a me non interessa che sia Natale, se ho voglia di fare un pensierino lo faccio a prescindere. Sono andata alla Lidl a fare un po' di spesa, ma in realtà mi servivano le cose per riempire il calendario dell'avvento, e ho fatto tanta fatica perché cercavo prodotti confezionati, quindi non singoli. C'erano anche le scatole assortite di cioccolatini, ma quelli quando li apri il cioccolatino è senza la carta, e siccome lo devo mettere nel calendario non mi sembrava igienico, non mi piaceva arrotolarlo magari nella pellicola o altro, o dover andare a comprare bustine e cose del genere. Quindi cercavo prodotti già confezionati, ma anche un po' particolari, e ho trovato le praline al rum con il cioccolato extra fondente, che a noi piace tantissimo. E voi direte: Stefano, le praline al rum? Sì, ogni tanto capita che mangio un cioccolatino, un moscerino o cose del genere. Poi ho preso i pernigotti, cioè ho preferito spendere un po' di più ma comprare qualcosa di qualità. Queste non servono per la scuola, queste sono le mie, queste sono per la scuola, perché vi ho detto che adesso possiamo portare la frutta e al massimo la frutta secca. E quindi ho ripreso anche le mele disidratate, perché secondo me come snack sono buone a scuola. Sempre per riempire il calendario, oltre a quello che vi avevo già fatto vedere, la busta che avevo preso da OD Store, ho preso comunque i mini Kinder Bueno. Io adoro il Kinder Bueno, ragazzi, è il prodotto Kinder che amo di più in assoluto. E i Kit Kat, che sia Lillo che Stefano ci vanno pazzi. Io onestamente non lo so, sarà il nome, non lo so, ma non mi piace per niente. Ho preso poi i cremini e spero che siano incartati. Qua me la sono rischiata, perché di solito c'è scritto cioccolatini incartati singolarmente. Qui non sono riuscita a vederlo. Comunque, ho preso questi perché sono tre gusti differenti. Allora, io direi che inizio a riempirlo. Vedete com'è fatto? Si apre, ha tutte le sue belle caselline, e ovviamente poi si tira fuori da qua.
E qui dentro possiamo andare ad inserire tutti i nostri dolcetti. Non so a cosa servano questi adesivi, sinceramente. E io direi di andarli a riempire e credo che metterò gli stessi identici cioccolatini per ogni giorno, sia per Lillo che per Stefano, anche perché l'anno scorso quando Stefano vedeva qualcosa che c'aveva il papà poi capiva che l'aveva anche lui magari in un altro giorno. Quindi ragazzi, c'è un odore pazzesco. Allora io direi nella casellina numero 1 di iniziare con un cremino, no, iniziamo con Bueno, questa dovrebbe corrispondere, sì, alla 1. Vabbè, andiamo sulla 5, ci mettiamo un pernigotti. Ragazzi, cioè dovete prendere cose piccine perché sto calendario è piccolo. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Il KitKat non c'entra. Ho finito di riempirli, questo cercherò di chiuderlo senza romperlo. Potevo variare un po' di più, sinceramente, ma comunque i prezzi sono un po' esagerati, quindi ho fatto un po' di fatica. Però quantomeno non troviamo tutti ovetti come nel calendario della Kinder. Adesso mi tocca nascondere tutti questi cioccolatini. Questa è la mia ricompensa. Vediamo se riesco a chiudere questo. Mannaggia la miseria, cioè, ti potevano fare qualche casella un po' più lunga. Comunque l'ho pagato 5 euro il calendario e secondo me ci sta, perché si tira che... Allora è un po' spesso, però chi se ne frega, ci sta, poi ve lo riempite con quello che vi pare a voi, quindi ci sta, ci sta. Ok, e voilà, eccolo qua ragazzi, questo è il calendario riempito. Carino, no? E voilà, mi ero stufata di quello con i rotoli della carta igienica che ho fatto io. Allora, questo pure è fatto. Carino, super soddisfatta. Modalità calendario dell'avvento attivata per la forza di Grey School. Carini, carini, carini carinelli. Cosa, come hai fatto a farlo tu? L'ho fatto io. Eh? L'ho fatto io. Brava. Allora, oggi è primo. Questa cosa è la cosa più bella del mondo. Primo dicembre inizia il vlogmas. Merendina per Bombo, pistacchi, noccioline al barbecue, la barretta che gli danno a scuola che ogni tanto gli avanza, quindi oggi gli ho messo questa, e le mele essiccate perché oggi non abbiamo frutta, devo andare a fare la spesa assolutamente. Qualcuno mi ha chiesto un bel po' di vlog fa, aspettate spengo la musica sotto, un po' di vlog fa qualcuno mi ha chiesto, poi se ritrovo il commento risponderò anche al commento, mi ha chiesto dove avevo preso questi contenitori qui che si chiudono poi sopra con questo e ci va il ghiaccino sopra, e mi hanno detto dove l'hai presi perché li cerco da una vita per la frutta. In realtà questi contenitori qua l'avevo presi, il primo l'avevo preso con i punti al Pewex, poi l'altro l'ho comprato, non mi ricordo dove l'ho trovato sinceramente, ma questi qua in realtà non so per la frutta, sono per lo yogurt, infatti sotto ci va lo yogurt e poi sopra appunto il tappino con, infatti li vendono anche col cucchiaino che a me mi si è rotto, e poi sopra ci va il ghiaccetto. Quindi secondo me se scrivete contenitori portatili per yogurt o qualcosa del genere lo trovate, ma se me lo ricordo magari ve lo metto io tra i primi commenti, faccio una ricerca e ve lo scrivo sotto, perché io gli ci metto anche la Macedonia. Lo yogurt no, perché non gli piace portarlo a scuola, però la Macedonia, a parte che non si può portare a scuola, possiamo portare solo la frutta, da quest'anno poi, perché in 5 anni non abbiamo mai potuto portare nulla. Frutta e frutta secca. La frutta secca poi è strano perché è più allergizzante di qualsiasi altra cosa, però la frutta secca ce la fanno portare. E quindi frutta e frutta secca può portare soltanto quello, e al limite la Macedonia appunto.
E mi ci trovo un sacco bene infatti con quei contenitori perché poi rimangono anche super ermetici quando ci metto la macedonia, insomma, che è bella ricca pure di succo, non esce nulla. E Stefano ha lasciato un bel po' di latte stamattina. Vabbè, tazza da re, bombolone. Ha il naso completamente chiuso stamattina, quindi secondo me non è riuscito a mangiare per quello. Sono tornata praticamente 10 minuti fa dalla spesa, ho preso pure un po' d'acqua e chi mi ha visto su Instagram stavo con la macchina nuova, nel senso che sapete che ogni tanto siamo costretti ad affittarla perché per lunghi viaggi o cose del genere la macchina nostra è arrivata. Tra l'altro si è rotto anche il tubo del GPL, quindi non possiamo metterlo, altrimenti penso che saltiamo per aria, ma il problema è che anche quando lo metti fuori esce, quindi c'è una grande perdita, cioè metti 30 euro e dopo 2 minuti stai col serbatoio vuoto. E meno male che sono arrivata a casa perché è arrivato il postino. Io ho un cartello grosso così che ho scritto per consegne, per favore telefonare al numero perché ho il citofono che non funziona bene. Che fa questo? Suona. Meno male che l'ho sentito perché mi sono arrivate tutte le cosine della Lalab, le foto nuove. Non fate una marea, ragazzi. Il mio frigo sta prendendo veramente una bella forma. E voi sapete, dovete sapere che l'Alalab me l'ha fatto scoprire una gerbera tantissimi anni fa perché io non la conoscevo e da quel momento io mi sono innamorata e faccio le foto sempre sull'Alalab, anche se c'è tipo anche Fotosì, non so, però io ormai mi trovo talmente bene con l'Alalab che ordino sempre da loro. E la gerbera in questione mi fece questa foto qui che prima erano un po' rigide. Queste sono state le mie prime foto dell'Alalab. Questa, se non sbaglio, questa di Stefano e aspettate questa, di Pipparella mia bella. Queste sono le prime foto che mi hanno fatto e poi io da lì, ragazzi, ne ho fatte una marea e qui ci sono i momenti sicuramente più belli della mia vita, delle cose che comunque mi rimangono proprio impresse nel cuore e soprattutto ci sono le persone che per me sono importanti, non sono ancora tutti. Qui c'è la bella foto di mia suocera, ovviamente. Chi si ricorda, avete sentito uno scrocchio? Il mio ginocchio, eh? Chi si ricorda invece la parte inferiore è la parte di Stefano. Guardate mia, ragazzi, mamma mia, Madonna mia, ragazzi. Io quando vedo Ginny e Stefano mi sciolgo. Questo è mio nipote Leonardo, che adesso è così, neanche qui era 3 anni fa, quindi adesso è ancora più grande. Dopo ve lo faccio vedere. Il bacio passionale tra lui e mia, che penso sia rimasto nella storia che ci segue su Instagram. E queste sono tutte quelle nuove, quindi la mia amica Laura, questa con Ilaria che ho fatto insomma in Pasquetta l'anno scorso, a Pasquetta, Ilaria Alessio, la mia amica Claudia dell'Umbria, un'altra con Laura. Bombolino, questa che ci segue su Instagram sicuramente l'ha viste e queste sono le ultime foto che abbiamo fatto a casa di mia suocera. È partito tutto da Stefano perché si è messo dei vestitini che aveva fatto mia suocera e da lì ha scatenato una reazione a catena fantastica. Dal momento in cui eravamo comunque tutti un po' abbattuti, arrabbiati, mentre sistemavamo, lui ha tirato fuori insomma questo spirito di allegria in un momento particolare e quindi poi alla fine tutti abbiamo preso le pellicce e ci siamo divertiti insomma ad indossarle. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa al mondo, io penso che non finirò più di mettere a posto sta casa. Mi metto subito a fare il bollito, il brodo, perché ho comprato i tortellini e quindi faccio un po' di brodo con il pollo ruspante, ho preso qualche pezzetto piccolo, il bollito con l'osso e un pezzetto di osso buco perché il muscolo veniva al doppio e io ho detto vabbè, prendo l'osso buco, tanto c'è un bel pezzo di carne, anche perché il bollito veniva, il muscolo veniva boh, tipo 8 euro, 9 euro. Ho detto senti, tanto è un pezzetto di ciccia, ce n'è tanta, e mi metto a fare subito questo brodo così cuoce tanto e viene bello saporito, così stasera ci abbiamo i tortellini in brodo. Ho una paura ad aprire e chiudere sto sportelletto della telecamera che voi non avete idea. Comunque ho finito, no, ho finito, ho incartato una marea di regali, ma mi sono resa conto che praticamente mo sembrano due, ma stanno tutti qua, che ho fatto solo esclusivamente regali sulla Lalab, ragazzi. Guardate quanti ne ho incartati, cioè non finivo.
Merda. Non finivo più, ragazzi, guardate. Aspettate, eh. No, l'unica cosa è che c'è sempre il solito calendario di mia mamma. E anzi, ci stanno l'altro lì. Vabbè, c'è il calendario di mia mamma che io dovrei tenere dritto, ma non so dove metterlo, raga, perché so il terrore che poi mi dimentico. E oddio. Solo io, vabbè. Fate finta che non avete notato nulla. Questo lo mettiamo per piatto. Manco ce lo posso mettere per piatto, sennò si rovina. Urca urca tilureo, oggi splende il sol. Nel frattempo è l'una meno un quarto. Il brodo, secondo me, è fatto. Mi sono messa un po' di acqua per fare gli gnocchi, perché lì l'ho comprato una marea di gnocchi. Col fatto che li facciamo, avete visto, tipo fritti in friggitrice ad aria, abbiamo una marea. E quindi mo me li faccio però in acqua, bolliti. Scusate che io sto a ricontrollare queste qui, che siano vuote, perché sennò va a finire che butto pure qualche foto. E però non so come mangiarmeli, perché a me su non me va. Poi questi gnocchi sono un po' strani, perché me l'ha dati mia madre, sono amaretto e zucca, e quindi se li faccio col sugo secondo me non si sente più il sapore. Quindi secondo me, perché questa plastica sta nell'umido? Error 404. Vabbè, niente, finisco, mentre bolle l'acqua finisco di incartare qualche altro regalo. E poi ho preso anche altri cioccolatini da mettere il calendario da avvento, così cambio alcune cose. Questi sono nuovi, infatti quelli della Lidl non è. Ma perché sto riprende così? Questi sono i nuovi e quelli della Lidl io ne ho assaggiato uno e sinceramente non è che mi sconfinferava più di tanto. Vabbè, vedete? Zucca e amaretto della linea Deluxe della Lidl. Secondo me se li faccio col sugo perdono e non si sente il sapore. Quindi io direi di farli in bianco. Voi cosa ne pensate? Io dico di sì. Che stai facendo, Stan? Un gomitolo. Un gomitolo? Un gomitolo. Per quale motivo? Per metterlo nella pallina di nonna. Di nonna Lalla? Di nonna Lalla, sì. Perché stiamo facendo per quest'anno le solite palline personalizzate, che poi secondo me anche quella di Zio Carlo e di Zia Magica vanno cambiate, eh. Perché? Dobbiamo rifarle un po' più belline. A Pippi gli mettiamo il suo pezzetto di dental stick, che era il suo preferito. Mo ti aiuta mamma. Mi si è sfatto tutto. Stelline, cuoricini, non so se aspetta. Metterci anche qualche brillantino. No, mi si è sfatto tutto. No, l'hai fatto bene, devi solo chiuderlo. Come cacchio faccio a chiuderlo? T'aiuto? No, ferma. E siccome nonna Lalla faceva i ferri e faceva l'uncinetto... Mi sto mettendo un gomitolo. Questo l'ho fatto tutto io, sto gomitolo. Non avevano dubbi che l'avevi fatto tu, amore. Infatti è uscito male. No. Sì. Ti aiuto a chiuderlo se vuoi. Aspetta! Quanto mi trigger che ce n'è una d'oro. Ci vogliamo mettere qualche brillantino, che dici? Sì. L'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Veneto. E il Veneto. Oh. Bravissimo. E sono? Le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e la Liguria. No. Sassura, Liguria, Sassù. Perché tu devi guardare la cartina Liguria. No, è facile, perché tu devi imparare a visionare la cartina. Toscana. Chi c'è? Che era quel? Ma che cos'era? Che abita lì? Umbria. Campania, Calabria, Sicilia. Tortellino. Amore, ma che fai? Succhi come i giapponesi? Sì, stoppavo. L'aspetto è bello. Saranno cotte? C'ho 18 minuti. Anche perché questo è l'aspetto della friggitrice d'aria. Questo è l'aspetto della padella. Con tutto controllato, bruciate.